arrampicato ad una grata, guarda il garage e scuote la testa. Il collaboratore di giustizia, Gaspare Spatuzza, accompagna i magistrati là dove ha pianificato l'attentato che ha ucciso Paolo Borsellino e 5 uomini della scorta. Quindi lei appena gira, provi a fare ventolare, appena gira, diciamo, lei gira da là, quella è una cosa sicura. Cercano un parcheggio, quello dove è stata custodita l'automobile della strage. Sono passati quasi 20 anni da quel 19 luglio del 92, ma davanti a questa saracinesca Gaspare Spatuzza ricorda tutto. Questo e questo. Sono più convinto che sia questo. In questo garage la Fiat 126 è stata imbottita di tritolo. Questi lavori li abbiamo fatti noi. Noi, la mafia in guerra con lo Stato italiano. Spatuzza racconta anche i più piccoli dettagli, come ha costruito l'impianto luci per lavorare sull'esplosivo, chi ha incontrato, chi l'ha aiutato, dove ha rubato l'auto. Proprio grazie alla sua collaborazione, i magistrati di Caltanissetta stanno riscrivendo la storia della strage di Via D'Amelio. 8 persone sono già state condannate all'ergastolo con sentenza definitiva. La loro pena ora è stata sospesa, proprio perché l'ultima parola su quella strage non è ancora stata scritta.